Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 23 agosto. Sono stato un po' assente, ma anche un po' di pausa per me per, insomma, schiarirmi le idee, anche se ovviamente questo è stato un periodo caldissimo. Cade un governo, Conte parla. Siamo al dunque di una crisi, come definisce oggi il giornale, la più pazza del mondo. Una crisi in cui però vediamo met di mettere tutte quante le pedine una dietro l'altra. Il dato ormai è fondamentale è che Mattarella ha detto: ragazzi, se entro martedì non vi mettete d'accordo della settimana prossima, quindi gli ha dato 96 ore come titolo oggi, mi sembra il quotidiano nazionale, 96 ore per un nuovo governo dove ne devono, dovrebbero dare la coalizione e il Presidente del Consiglio. Io credo che basta che gli diano qualche segnale pur di non andare alle elezioni, i politici di qualsiasi fatta essi siano possono trovare un accomodamento. Beh, insomma, in questi 5 giorni bisogna trovare un accordo che è uno ed è chiarissimo, anche perché proprio oggi o domani si vedono i capigruppo del PD e del Movimento 5 Stelle, cioè quello che uno non poteva neanche immaginare fino a poco tempo fa, e cioè che la prospettiva del prossimo governo, cioè questi 5 giorni, è inutile che lo diciamo con giri di parole, si deve trovare la quadra tra PD e Movimento 5 Stelle. I retroscenisti del Quirinale dicono che Mattarella è molto arrabbiato, però poi bisogna sempre fare la tara ai retroscena del Quirinale, perché quei retroscena sono sempre ottriati come le vecchie costituzioni, e cioè sono dettati dal Presidente della Repubblica, che fa capire che non scherza, ma il non scherzare del Presidente della Repubblica ha questo tono, secondo Marzio Breda oggi sul Corriere della Sera: se non trovate un accordo, noi andiamo, io sciolgo le Camere, con malincuore, ma sciolgo le Camere, quindi si va a elezioni e Salvini si porta a casa col centrodestra la maggioranza di questo paese. Insomma, una pistola puntata così su PD e Movimento 5 Stelle, in realtà più che sul PD, sul Movimento 5 Stelle, che secondo i giornali, nei sondaggi, sarebbe addirittura sotto 10%. Io non ci credo, era un retroscena che avevo letto nei giorni scorsi e di cui non vi avevo dato alcun conto, però comunque sia verrà certamente ridotto. In realtà poi si fanno filtrare dagli incontri, dalle consultazioni, l'irritazione di Mattarella, perché il Movimento 5 Stelle starebbe giocando su due fronti, su quello della Lega, pensate un po' voi, che mi sembra morto e sepolto, e su quello del PD. Ma sono dettagli questi. Quello che è evidente è quello che possiamo capire molto chiaramente da Repubblica, che addirittura titola Promessi sposi, facendo vedere la foto di Zingaretti e Di Maio insieme. E Mauro dice: in realtà, lasciamo perdere Mauro, che è l'ex direttore. Se i grillini escono dalla pubertà, dice recalcati, come se invece la Lega fa schifo, sono i fascisti, ma i grillini iniziano a essere un po' più discutibili. Il Foglio oggi dice che bisogna mettere delle condizioni ai grillini. Zingaretti e Di Maio, insomma, possono mettere a posto questa crisi irresponsabile fatta da Salvini. Insomma, sta iniziando, come possiamo dire, quel venticello per cui ormai i grillini non sono più quello che erano quando stavano con Salvini, cioè impresentabili, oggi diventano presentabili perché ripuliti da un PD. C'è un problema all'interno del PD ed è il grande dilemma, è che c'è Zingaretti. Zingaretti non vuole fare l'accordo col Movimento 5 Stelle e quindi viene, e lo vedremo, attaccato duramente dal Fatto Quotidiano, che però oggi ha una posizione completamente diversa. Boom, rullo di tamburi, Travaglio dice: i paletti posti da Zingaretti, che tutti i giornali citano, e cioè fare una manovra economica equa, vabbè, questo lo dicono tutti, sai che è sorpresa. Poi dice: abolire i decreti sicurezza di Salvini e non tagliare i parlamentari, che invece oggi in un'intervista al Corriere della Sera Di Maio dice che invece per lui è fondamentale. Insomma, Zingaretti, per farla breve, per farla per il Fatto Quotidiano, ma lo dice anche Ezio Mauro su Repubblica, sarebbe il vero problema a queste elezioni, a questo accordo con il PD, perché ha posto delle condizioni che non si possono capire. In realtà è il PD il vero problema, ha un po' Travaglio questo lo dice, e quindi sentite un po' voi che cosa dice il giornale del Movimento 5 Stelle, cioè il Fatto, il portavoce del Movimento 5 Stelle, Travaglio dice: andiamo a elezioni. Io me ne sono stupito, forse sono stato troppo all'estero, ma insomma, vedere che quello che voleva l'accordo col PD oggi rinuncia a quell'accordo perché dice che il PD è un gran casino, insomma, mi fa pensare che nel termometro della crisi, se il portavoce del Movimento 5 Stelle dice così, forse all'interno del Movimento 5 Stelle, come qualcuno sta scrivendo nelle retroscene dei giornali, non tutti sono sulla linea di Di Maio, di Casaleggio e di Grillo, iniziale di Grillo, ma chi se fida di quell'evasore fiscale che dicevano facciamo l'accordo col PD. Ma insomma, la cosa è davvero fluida, quindi da una parte
Presidente della Repubblica che spinge e gli mette la pistola alla tempia, dall'altra Zingaretti che ha tutto l'interesse ad andare a votare perché costruirebbe le liste e farebbe fuori Renzi, dall'altra i paletti posti da Zingaretti che sono dei paletti a differenza di quelli del Movimento 5 Stelle, cioè per esempio la non riduzione dei numeri dei parlamentari, che non possono sopportare quelli del Movimento 5 Stelle, che però pare siano disponibili ormai a tutto. E De Masi oggi, che viene spesso anche da me a Quarta Repubblica, nota una cosa che forse non è sbagliata, e cioè che il governo Mazinga, come lo chiama Repubblica, che sta per Di Maio e Zingaretti, anche se alcuni dicono che Di Maio è stato fatto fuori completamente, beh, il governo Mazinga in realtà risponderebbe alla richiesta delle basi del Movimento 5 Stelle, dice De Masi, e del PD, che sono basi tutto sommato molto più simili di quanto si immagini. Sui premessi sposi e il governo Mazinga, che altro c'è da dire? Beh, insomma, il Quotidiano Nazionale dice si tratta sul programma, e ovviamente si tratta su quale parte di questo programma si può abolire, cioè sostanzialmente se questi parlamentari si riducono o meno, e se perché l'unica cosa vera è questa, tutto il resto che si debba fare una manovra, il commissario europeo sotto le minchiate, si mette d'accordo su tutto. Ora c'è un voto sulla riduzione dei parlamentari, voglio vedere come se la cava. Di Maio ha detto che non può farne a meno e quell'altro dice invece che la vuole. In tutto questo quadro poi c'è la posizione di Renzi, che ragazzi io trovo incredibile, cioè pensare che Renzi possa essere il fautore all'interno del PD di un governo con il Movimento 5 Stelle, allora vale tutto, vale veramente tutto, vale pure che io non so domani divento comunista, cioè, vale tutto, nella vita vale tutto, se Renzi vuole un governo con Di Maio vale tutto. Fantastico il toto nomine di cui ovviamente come si chiama Di Maio, intervistato da Buzzi sul Corriere della Sera, dice non me ne occupo. C'è di tutto sui giornali, manco c'è il governo e già pensiamo ai presidenti del Consiglio. Ve ne cito alcuni, soltanto per giocare tra di noi, ma anche per dare il senso di quello che pensa, voglio dire, quelle lesche che vengono gettate, non si sa mai se dovesse fare il governo. Allora, l'economista Giovannini, la giudice costituzionale Cardabia, non so neanche come si pronunci, ma la Severino, la ministra della giustizia del governo, mi sembra Monti, ma voglio vederla che passa con Di Maio o col Grillini. Cantone potrebbe diventare lo stesso che se ne andò via dall'autority per la corruzione, che disse che qua non funzionava nulla, ma probabilmente adesso che non c'è più la Lega funzionerebbe tutto per lui. Ma la cosa bellissima è i ministeri. Al lavoro andrebbe Di Battista, questo dice Corriere della Sera, agli interni sarebbe recuperato Di Maio, all'economia Cottarelli. Insomma, stiamo parlando di tutto e del nulla. Il vero tema è che in questi 5 giorni dovranno cercare di capire come non mettersi d'accordo, perché sono tutti d'accordo loro per non andare a votare, ma dovranno mettersi d'accordo su come raccontare questa enorme cagata all'opinione pubblica senza perdere ulteriori consensi, e soprattutto durare un pochino, perché qua è evidente che se fanno un governo PD e Movimento 5 Stelle, nel giro di 6 mesi, 9 mesi, un anno, le opposizioni centrodestra, che sia Lega, che sia Forza Italia, che sia Fratelli d'Italia, arrivano al 200.000%. Qualcuno oggi già diceva, non so quale giornale era contro, e già si iniziava a parlare di patrimoniale, perché se tu ci metti insieme la sinistra più sinistra, come ha detto oggi Travaglio nel suo fondo, il programma del Movimento 5 Stelle è molto più a sinistra di quello del PD, in più spruzzato di sinistra, diciamo quella parlamentare che era sinistra del PD e che si presentarono i Grasso e compagnia cantante. La furia di Mattarella è il titolo di Bechis oggi sul Tempo, che dice avete 5 giorni per scegliere un governo, ma vi ripeto, secondo me la furia di Mattarella è utile a cercare di trovare una soluzione per non andare a votare. L'ultima considerazione bisogna farla ovviamente sulla Lega, e qui ci sono 3 cose da fare. La prima è ricordare il fatto che attacca adesso a questo punto Libera dagli impegni governativi, il portavoce del Movimento 5 Stelle può dedicare la copertina al pagliaccio, così lo chiama il Fatto Quotidiano, Salvini, ormai gli insulti volano e il problema non è soltanto contenerli. Certo è che non sono comprensibili, non tanto la crisi, che secondo me è perfettamente comprensibile, semmai la domanda perché averla fatta ora e non prima, ma ci avrà una risposta, vedremo, e ce la dà Giulio, tra poco la vedremo. Il vero punto è che non si riesce a capire perché pare, secondo il retroscena, che Salvini, ma anche secondo alcune sue dichiarazioni, sia tornato un po' indietro, ha detto ma fai tu il Presidente del Consiglio Di Maio, fai a me vice premier unico e andiamo avanti con un rimpasto di
governo. Beh, insomma, mi sembra una roba un po' ridicola questa, devo dire francamente, da parte di Salvini, se così è stata. La vera notazione intelligente di tutta questa vicenda, secondo me, la fa sul Libero Giuli, che è osservatore attento delle questioni della Lega, e dice: il vero tema in cui ci siamo cacciati oggi è che Salvini sta facendo una scommessa che non può controllare, perché è nelle mani di Zingaretti e nelle mani della banda Grillo e Casaleggio. Questo è fondamentalmente, secondo me, un'analisi politica, cioè non è il tema se è il responsabile o non è il responsabile di questa crisi. E questa crisi, se Zingaretti dovesse cedere al renzismo e alla vecchia diciamo idea di non mollare il Parlamento da parte dei suoi peones, e Grillo e Casaleggio ormai si è capito che accettano tutti, beh, rischiamo di fare 3 anni di governo con questi qua e Salvini fare l'opposizione. Ma su questo Giorgetti, l'uomo forte della Lega che da tempo voleva andare all'opposizione, dice: ma non riesco a capire, è un retroscena che tira fuori Repubblica, per quale motivo Salvini abbia così gran paura di farsi un po' di opposizione. Insomma, sui giornali c'è tanto altro oggi, lo sapete, sono appena tornato, anzi non sono ancora tornato in Italia, sono dall'altra parte del mondo, sono appena tornato con la zuppa, quindi direi che per oggi è tutto. Ciao.